Nome: Alessandro De Concini, detto ADC. Vittorio Chiuselli. Come vi siete appoggiati al gioco di Keyforge? Per prima cosa ero alla ricerca di un nuovo gioco di carte. Io ho giocato a tutti i giochi possibili e immaginabili e da un po' mi ero disintossicato. E poi un amico mi ha chiamato e mi ha detto: vuoi sapere quale sarà la tua prossima droga? Si chiama Keyforge. E allora, diciamo, mi sono recato subito in un negozio, ho comprato un mazzo e da lì l'inizio della fine. Questo succedeva dopo 3 settimane dall'uscita del gioco. Io invece, il mio coinquilino mi ha fatto vedere il gioco, aveva 2 mazzi, ho giocato con il suo mazzo e mi ha spiegato il concetto che mi piace tantissimo, ovvero è che ogni mazzo è unico. E io ero stanco da Magic, Hearthstone, in cui tutti i mazzi sono uguali, eccetera. Allora ho detto: cavolo, questo gioco mi sembra molto interessante. Ho iniziato a gennaio e ancora non l'ho mollato. Casa preferita? Allora, i Dis, senza dubbio. Logos, da poco i Logos. Torneo a cui avete partecipato, perché so che avete partecipato fuori Italia. Benissimo. Allora, l'ultimo torneo, quello in cui ho fatto il risultato migliore, è stato il World Tour di Madrid, dove sono arrivato terzo. Ho perso appunto in semifinale purtroppo contro Dancoro, che è stato poi il vincitore del torneo. Io invece ho fatto Norimberga, sesta posizione, e Francia, Grand Championship, seconda posizione. Tipo di strategia preferita e mazzi utilizzati? Allora, io rido perché Vittorio questa cosa la fa bene. Io ho una manina per i mazzi che non fanno giocare l'avversario, grazie al mitico controllare i deboli. E quindi appunto il mio stile di gioco è mi piace giocare a Keyforge da solo. E quindi mi piace fare quanti più turni possibile in cui l'avversario poi passa. Questo è il mio pallino. Sto variando tanto. Ho iniziato con i Rush e poi con un Control, contro l'Ambra e Board, e adesso mi sto cercando di spostare su un Rush / mazzi con Logos, con Speed. Quindi cambio di volta in volta, non ho una metodologia. Allora, direi un'ultima domanda, proprio così. Cosa vedete nel futuro di Keyforge e nella nuova espansione? La nuova espansione mi interessa moltissimo, intanto l'idea di sfruttare un po' meglio gli artefatti. Ho visto che ci saranno molti molti artefatti e anche molti più modi per interagire, per distruggerli, farli tornare in mano, eccetera. E questo credo sia una cosa molto importante, perché nella prima espansione e anche nella seconda c'erano pochi artefatti veramente molto forti, difficili da gestire se l'altro non aveva appunto quella singola carta, quel singolo poltergeist o scarica EMP che poi ti faceva appunto vincere la partita. Quindi questa è una cosa che mi interessa molto. E poi devo dire, mi piace anche molto l'idea di esplorare delle carte che cambiano a seconda della situazione delle altre carte che hai nel mazzo. Quindi ho visto che ci saranno per esempio degli equipaggiamenti che cambiano a seconda del personaggio che ce li ha, danno dei bonus a una creatura specifica, eccetera. E questo credo che sia qualcosa che è unico di Keyforge, non si può fare in nessun altro gioco, e quindi è una cosa molto interessante. Nel futuro invece io non so che cosa vedo nel futuro, ma so che cosa vorrei vedere. Vorrei vedere i tornei adaptive, perché veramente credo che Keyforge sia un gioco potenzialmente molto molto competitivo, e che invece al momento non è particolarmente competitivo, perché i formati con partita secca di fatto sono molto molto più basati sulla fortuna e sul matchup che non sull'abilità del giocatore. E questo secondo me è un gran peccato, perché invece il formato adaptive è un formato dove si vede veramente l'abilità del giocatore, e io spero che diventi un formato quello standard. Sono abbastanza stufo, vi dico la verità, di giocare a partita secca e quindi spero che l'adaptive prenda piede. La nuova espansione secondo me sì, sarà molto molto bella in termini di difficoltà anche di giocare le carte, perché mi sembrano che ci sono tante meccaniche nuove, difficili da fare interagire, e mi sembra che sarà una degna erede di Kota, perché come ho detto è molto molto forte. Secondo me le singole carte per ora vedo che sono molto forti, e poi per il futuro di Keyforge sono d'accordo con Diego, semplicemente, cioè adatti per tutti. Io addirittura direi best of 3, secondo me. Diego non è d'accordo, però io secondo me al meglio delle tre spesso può cambiare tutto, perché se io gioco un Rush e l'altro gioca un Control, su 3 partite il Control vince, invece sulla partita secca invece il potrebbe scappare, avere fortuna il Rush, vincere quella partita lì e passa al turno. Perfetto, grazie, ora iniziamo a giocare. Siamo qua a giocare contro il nostro campionissimo fuori Italia, terza posizione a Madrid, giusto?
ho detto una cazzata. Allora, lui, te giochi il tuo mazzo di Madrid o sì, no? Esattamente, sì. Uno dei tre, perché poi era un formato survival, ma l'ultimo con cui ho giocato, sì. Perfetto. E io invece gioco con il mio preferito dei tre che ho portato al Grand Championship italiano. Iniziamo subitissimo a giocare. Vedo che hai tre orripilanti casate di là. E io devo cominciare? Ma che bello! Chi pende? E che cazzo gioco? Che poi ho fatto male a tenere. Ma... Allora, io non mi ricordo assolutamente come si gioca. Quindi... Vabbè, questo è un'ottima cosa. No, io ti giuro che Crucible non sono capace di giocarci. Te puoi fare, dire quello che vuoi, io non sono capace di giocare a Crucible. Perché adesso gioco un mazzo che mi dà fastidio in maniera... Ai ai ai, vabbè, ho già pescato benissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, qualsiasi cosa. Tu... c'è il socio collega che... Allora, diciamo un po' le carte che hai attivato, perché altrimenti giustamente non si capisce un membro di... Giustamente, allora la prima cosa che ho fatto è stata giocare una scarica di lampi gemelli, ho fatto due danni. Aspetta, al Toxin. Ti spiego, più veloce. Lampi gemelli su Toxin, Wormhole instabile su che ti ha permesso di giocare Alzati. È completamente inutile, grazie per il vincolo, e va bene. Esatto. E poi ho giocato un Urlante e siamo a posto così. E tocca a me. Vai. E sto pensando se fare una questione abbastanza ignorante. Abbastanza ci piace. Un po' una qualcosa di un po' arrogante, e mi sa che lo faccio. Vai, vai, arroga. Robran. Lo faccio. Allora, gioco due per di canto di guerra. Poi poi gioco quell'altra che non mi ricordo collera. Come si chiama, collera, e ti attacco con Toxin. E finisco, mica male. E finisco il turno così. Eh sì, però che cacchio, potevo fare qualcosa di molto più ficcante. Vabbè, ma ci sta, dai. Io invece scelgo le mie ombre. Gioco a caso un buio in sala perché tu non hai creature. E poi mi calo due simpatici amichetti, Dodger e Noddy il ladro. E vai. Vedo cose fastidiose. Cosa vedo nei miei occhi da elfo? Cose fastidiose. Allora, fammi vedere. Qua non c'ho niente, qui non c'ho niente. Si potrebbe fare anche così. Allora, ma io non lo farei, ti dirò la verità. Ti spiego perché. Perché quelli... Signor Bonfi, però lei qui di fianco a me per star zitto se ne vada. Cioè, se deve star qui basta. Per fare silenzio, preferisco usare lui. Se non devo scegliere. Quello ci penso io a giocare qualcosa che mi spacca, lei non si preoccupi. Spacchi. No, questo qua dice robe, ma non ha senso quello che dice. Cioè, comunque scelgo Logos. Allora. No, stai fermo. Stai fermo, perché so che io in questo gioco... Play. Oh, Escotera ci piace sempre. Il dottor Escopalla è... Dottor Escopalla. Oh, uno squalo neutronico, attenzione. Allora, lui muore. Lui muore. Perché no? Perché quello? A me non mi dispiace quella carta lì. Poi dopo. Play. Di play e. Controllare i deboli, attenzione. Sempre su Shadow. Così te non c'hai niente. Hai fatto una bella chiamata. Spero che tu non abbia più niente. Mi limiterò a scartare una Bad Penny. Ottimo! Sì, che bravo, signor Jack. Lei dica, perché c'ho il socio qui di... No, è che se dico, lui sente le carte che ha in mano. Che si tocca il pisello. Io avrei giocato a questa, con alterazione. Lo so, ma avresti fatto male. Non è vero. Sì, assolutamente sì, perché ti saresti bruciato con un botto di questioni. Sei andato per lo spettacolo. Ma vaffanculo te lo spettacolo. Oh, un altro Doc Bookton. Doppio. Ci piace. Ti piacciono questi Rippo. E termino così.
Chiudiamo la questione che non mi dispiace. Non mi dispiace. Ora però lei può tirarmi giù anche la mamma simpatica. Quindi è esattamente quello che tenterò di fare. Quindi giocherò la caverna ululante lì. Come si chiama? Caverna urlante. La caverna delle questioni. L'imp dei capperi. Diciamo che ti giochi i Brobnar il prossimo turno. Che i Brobnar? Ma davvero? Oh yes. Ma cosa mi sta narrando? E lei però è in check. E la questione è check. Sto check. Ah beh, tocca giocare i Brobnar come lei ha specificato. Io questa carta la scarterei. E ora posso dirlo che il mio socio mi diceva: no, ma gioca quella per spaccargli due creaturine di minchia. E io dicevi: guarda che è un'idea stupida. No. Sì, assolutamente, no. Perché ti fai tre vincoli quando con lo squalo potresti non farti vincoli e avere lo stesso effetto. Comunque io vado a 7 in check. E purtroppo per me mi tocca terminare gioco, perché no? Ah, è vero che posso giocare anche questo. Te ragione anche a te. Pensavo di aver giocato già l'altra carta e quindi mi lasci fare che io direi che Non serviva perché ne aveva 6 tonde, non si preoccupi. Io direi no, che hai pescato da un bel Brobnar di nuovo e che ci rigiochiamo. Lei mi continua a far giocare Brobnar, va bene. Rippo e poi mi gioco la mia cavernina. E si rimescola, e si rimescola. E mesta di nuovo Brobnar, no? Quindi Brobnar. Sì, ti fai number. Gioco questa. No, allora, non c'è la Lambert stampata. Sì. Allora. Ah, no, sono il coso. Sembra che facciamo così. Facciamo che gioco ombre e giocherò così. Io quindi gioco Brobnar, non ho capito perché. Ondata benefica. Oh, ma che piacevole sorpresa. Hola. Uno di qua e uno. Oh. Ah, siamo una chiavata pari. Oh, che bella situazione, mi gusta proprio. Bello, eh? Sto riflettendo. Io non lo farei, però, sai. Cosa preferisci? Preferirei questa questione qua. Sì. Allora. Mi faccia vedere. Non le devo far vedere assolutamente niente, lei si rilassi subito. Perché qua mi sta dicendo questioni. Allora, assolutamente. Vabbè, non cambia molto l'ordine in cui le gioco. Oh. Ah, è vero che non posso giocarle. Questione. Spinosa. Questa è una questione spinosa perché adesso si passa. Vai. Non si preoccupi, allora, io passo. Io vado, sono tranquillo. Allora, con molta calma. Diciamo che giocherò un dis. Farò un L. Shuffle. Che Drake bello shuffle. Di nuovo i Brobnar. Davvero? Uh-huh. Avevo intenzione di farlo comunque. Ma la ringrazio. E allora, poi che cos'altro farò? Ah beh, giocherò un altro. Se me lo riprendo su. Però di là. Ola. E poi rimescolerò la mia caverna. Ci siamo. Posso giocare i miei Brobnar? Finalmente posso giocare Brobnar, chiaramente. E gioco questa. Oh, che meraviglia. E muoiono tutti quelli con due o inferiore. Cioè, con tre o inferiore. Per essere sicura. Scusi. Purtroppo mi tocca passare il turno in questo modo. Accidenti, mi sa che giocherà ancora Brobnar lei. Facci giocare Brobnar, non si preoccupi. Che intanto le sfaldo un pochettino le questioni là. Allora, penso che ripperò. Giocherò a sfregio un Drumble e passerò il turno. Va bene. Check, sono in check. L'ho visto che lei è in check. Io chiamo Brobnar. Accidenti, non l'avrei mai detto. Chissà perché. Combatterò con la questione e segherò il primo dei due. Accidenti. Delle due questioni fiancheggiate. Mi fa giocare ancora Brobnar o posso. Io credo proprio che giocherà ancora Brobnar. Che ok, giocherò ancora Brobnar. Che sei pescato. Ho visto cosa ho pescato, ma. Ma seriamente, un altro. Scusa la domanda, quanti ne ha esattamente 4. Ne ho 3. Ne ho 3 nel mazzo da controllare. 3 di controllare. Con la caverna. Già. Sì. È questo che fa il mio mazzo. E ho come l'impressione che questa partita sarà mia.
però vedremo, insomma. Non è ancora detto. No? Davvero? Vedremo. Io sospetto di sì. Ah, un forza chiave instant. No, più che altro ti ha fatto no, di ah, beh, se gioco ancora Brobnar, per forza. Brobnar! Mi tocca attaccare. Eh sì, mi sa che... E così purtroppo finisce. Mi tocca passare il turno. E avevo altri due in mano. Come fai ad averne altri due in mano? Con la caverna. Tante carte in mano, li ho rimescolati, ne ho uno in cimitero e due in mano. Quindi andavo avanti ancora un po'. Rimescola le carte che hai in mano e la tua pila di scalti nel tuo mazzo. Ah, gioca con quello lui. Ok. Questo è la combo di questo mazzo. Beh, ti è andata anche abbastanza bene, perché... Ah, ti dico, l'ho giocato in tanti tornei e gira così. Questo è il fatto. No, io ho fatto soltanto l'unico errore di non ucciderti quello che mi permetteva di giocare solo due carte. In quel turno lì ho perso, altrimenti ti avrei giocato tutti i Diz. Lo so. E va bene che mi facevi giocare solo Brobnar, ma a quel punto avevo ciclato la mano. E avevo diverse carte utili, perché purtroppo, avendomi bloccato la mano... non potevo pescare. Era solo quello che mi ha dato fastidio. Sei preso quando hai schierato fine dei quadranti. Ma in realtà quella non faceva tanta differenza, perché avevo alzato in mano, quindi la differenza perché ha pure due alzati. Te non l'hai guardato, ma ha anche due alzati questo qua. Sì, due alzati, quindi continua ad andare avanti all'infinito. Direi che per questa volta è tutto. Noi ringraziamo, ti chiamo ADC perché è più bello. ADC va benissimo. AD Carry, giocava mica LOL lei, perché mi ricorda vagamente qualcosa questo. No. Va bene, noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento e ciao a tutti.